la mia candidatura chiaramente era legata alla presentazione di una lista civica regionale. Io da tempo avevo detto che non mi interessava una corsa da candidato a presidente di una lista civica che andasse da sola, e nello stesso momento avevo detto che qualora le liste civiche avessero presentato un candidato presidente di qualche parte della nostra regione che volesse spendersi, io potevo pensare a partecipare alla corsa nel nostro collegio, non a quel punto come candidato presidente ma consigliere. Ma dopo la mia rinuncia, diciamo così, alla candidatura alla presidenza, mi pare che le liste civiche di conseguenza hanno deciso di non presentarsi proprio, quindi non ci sarà una lista civica regionale in corsa a queste elezioni. Conseguentemente non c'è neanche una mia candidatura, ma su questo ero stato già abbastanza chiaro da tempo, insomma. Ed è un, diciamo così, un peccato non tanto ovviamente per la mia candidatura, la mia persona, ma perché intorno alle liste civiche si poteva davvero creare un'ampia alleanza che poteva essere vincente. Purtroppo non tutti erano preparati, non tutte le forze politiche erano preparate, diciamo così, a questa iniziativa, e le cose sono andate diversamente.